Uno, due. No, stai qui! Ok, e chiudi. No! Mi state facendo sudare, ragazzi, però va bene. Tre! Ecco! Oggi nuovo episodio della serie Alleniamo uno YouTuber. In questo video avremo un'ora di tempo per insegnare a Dom degli Elites il maggior numero di skill possibili. Per ogni skill che riuscirà a imparare guadagnerà una stella footwork. Arriviamo a 15.000 like per il prossimo YouTuber e commentate qua sotto secondo voi chi dovrebbe essere. Buona visione. Bella a tutti ragazzi e bentornati su Footwork Italia. Oggi ospite speciale, l'abbiamo portato al campo di Milano, dove tra poco ragazzi faremo il Footwork Star Camp di Milano. Quest'estate migliora con noi, allenati nel miglior football camp d'Italia con Gunther, Henry, Nicola, Nicolas e i migliori professionisti del calcio. Dillo ai tuoi genitori e cerca la tappa più vicina a te. Le iscrizioni sono aperte sul nostro sito www.fcamp.it. Ma oggi non alleneremo voi, ma alleneremo chi? Ragazzi, siamo tornati col format che tanto vi piace. Alleniamo lo youtuber nelle skill. Ragazzi, al momento a schermo state vedendo la classifica generale degli altri youtuber. Beh, ho visto qualche altro video. C'è qualcuno che mi fa paura, che so che sarà in alto sicuramente. L'outfit è perfetto. Le scarpe per fare gol, perfette. Ma oggi non si fa gol da Roma, si fanno le skill di freestyle. Quindi ti servono delle scarpe giuste da palleggio. Andiamo a cambiarci, le abbiamo portate anche per te. Beh, andiamo. Prepariamoci, via. Scegliere le bianche o scegliere le nere, ragazzi. Questo giro io mi sono preso le nere perché gli ultimi stanno scegliendo sempre le nere, quindi voglio vincerlo io, sto per la vediamo lotto. Se vinco io invece bianche oggi, vediamo. Eccoci qua. Olè. Ti abbiamo portato le nostre scarpe, le Fly 1, create per il calcio freestyle. La bianca, la nera. Guarda, io mi sa che scegli, non mi offendo, tanto l'hai fatta. Mamma mia, la bianca sempre io. È un po' meglio offendo. Una e due. No, dai. Sono pronto. Prima di iniziare l'allenamento vogliamo vedere quante skill riesci a fare che già conosci. Puoi scegliere il genere musicale. Un po' di musica epica, ragazzi. Sono pronto. Omar, ti ricordo che l'obiettivo è quello di imparare e riuscire a fare il maggior numero di skill possibili in un'ora di tempo. E per ogni skill che riuscirai a fare vincerai una stella, il maggior numero di stelle che riuscirai a salirai in classifica, okay. Puntando ovviamente al primo posto, okay. Iniziamo con delle alzate. Blocco bene tra i malleoli, sì. Porto le ginocchia al petto, sì. E mentre salgo apro leggermente i piedi e palleggio. Uno, due, tre. Che facilità. Rimaniamo su questo tipo di alzata, ma mentre saliamo giriamo con questa gamba. Ok. Uno, due. Mi inginocchio e la porto su. Una delle più conosciute del calcio freestyle si chiama slap. Questo lo vedo sempre fare e dico, ma come fanno a farlo? Incrocio, alzo, mancino e finisco guardando da questo lato. Quindi è così, così. Ah, esatto. No, non è facile, ma ci sei. Uno, due. Mi sono dietro la palla, arrivo, appoggio il piede e alzo. Uno, due. Perfetto, ottimo. Andiamo avanti, sì. Partiamo dalla palla tra le ginocchia. Ok. E sì. L'obiettivo è quello di fare questo trick. E alza più velocemente la gamba e prova a portare sulla palla. Eccola lì. Ah! Accompagnarla mentre stai già facendo il giro. Uno, due. No, stai qui! Uno, due, tre. Mamma mia. Per prendere la stella devi fare almeno 4 scambi a ginocchia alternate, quindi questo. 1, 2, 3, 4, palla in mano. Bene, addirittura 5. Però mi è piaciuto il tuo recupero di palla proprio nella mano col quinto palleggio. Cioè, non 4. Vuol dire capacità di gestire la situazione. Quindi bravo, schiaccio la palla e mentre la schiaccio, quindi mentre si abbassa, passo sopra con la gamba in dentro. Dicevano che era solo fortuna. Ma le cose basta che me le spiegate bene una volta. Scavalco il pallone e mentre lo scavalco batto col ginocchio. Le palle ci do. Va bene, perfetto, okay. Perfetto. Adesso, altro trick. Questa è la fusione tra il primo che hai fatto, che quindi è questo, e tra il secondo che è questo. Mentre salto e batto, rientro dentro.
dentro. Ah! Prima apri e poi okay. Chiudi. Ragionaci. No. Non ci ha ragionato. Ok, uno. Mamma mia. Scusa, avrei palleggiato. Allora, secondo le regole footwork, se fai la skill dopo vale come palleggio. Quindi okay. Se hai provato, vale come palleggio. Che altro era questa altezza, l'avrei palleggiato. Skill nuova sul canale, vediamo se Omo riuscirà a farla. Se la chiudi con il giro finale vale 3. Ma qui devo schiacciarla. Ok. Guarda qua. Mamma mia. E lì non sapevo cosa dovevo fare. Manco la palla. Scavacchi la palla, batti col ginocchio e poi torno indietro. Entra dentro. Ok, e chiudi. No! No, la mancata! Stai concentrato sull'ultimo tocco di stinco, che è quello che ti dà l'altezza. La ginocchiata. Esatto. Abbiamo cambiato location, si sentiva più a suo agio Home qua per fare il primo trick a 3 stelle del video. Tosta ragazzi, però soddisfacente. Cioè, perché li vedi da fuori e dici sono impossibili, ma quando riesci a farli, cioè, tocchi il cielo, bellissimo. Partiamo un po' con i crossover, sì. Che sono dei trick incrociati in aria a base del freestyle, ok? Ginocchio sinistro alzato, mentre la palla scende, dai una botta con il piede alla palla e poi passare questo sopra. Tu. Ok, benissimo. Blocca bene il piede quando tocchi la palla, il piede duro. Qua cosa succede? Stai andando fuori tempo. Fuori tempo vuol dire che si salta prima che la palla scende. Ok. Invece mentre scendi tu sali. Salta. Cerco di destro e poi incroci. Ok. Benissimo. Uno, due e tre. Mamma mia, un'altra stella. Un'altra stella. Questo è molto simile a quello di prima, ma si chiama X over. Okay. Quindi palleggio, faccio una X e colpisco. Mentre la palla è alta, incrocio e salto. Ok. Bene. Due. Sereno. Portata a casa anche questa, ragazzi, stiamo volando di stelle. Ultima, quella un po' più difficile, si chiama reverse crossover. Quindi anziché entrare in dentro, si scavalca in fuori. Mi fai un palleggio un pochino, benissimo, ok. Bene. Uno, due, mamma mia, anche questa è andata. Sta imparando troppo, caro Om. Ti rilascio nuovamente a Harry. Ma verso la fine ci sono dei trick golosi a 3 stelle. Let's go. A dopo. Mi state facendo sudare, ragazzi, però va bene. È un vero e proprio allenamento. Madonna, raga. Ti faccio vedere un trick che sicuramente sai già fare. Si chiama half a TV. Semplicissimo, palleggio. Hop the world, HTV. Tocco con un piede e giro con l'altro piede. Guardalo qua. Mamma mia, subito. Air Jester, un tocco leggero come per accennare un giro del mondo e subito sto già saltando con l'altro piede. Tocco la palla, la sfioro e salto. Guarda. No, troppa forza, molta meno, va male. Uno, due. Era così. Andiamo avanti, blocco in mezzo alle ginocchia, gamba destra tesa che va sopra e la porto su. Mamma mia, e se ne va. La curva. Se ne va. Due trick difficili. Il primo si chiama Knee Around the World. Mentre la tocco, sto già girando. Aspetta, un colpo. Ok. Questo. Una cosa importante è quando lo fai, devi sempre crederci fino alla fine. Uno, due. No, vieni qui. Uno, due. Proviamo a fare lo stesso trick col principio dell'HTV che abbiamo visto prima. Colpiamo con una gamba e chiudiamo con l'altra. Appena la tocco, subito sto già andando per saltare. Esattamente, arriva, tocco e giro. Ah, sono saltato troppo presto. Complimenti, perché non solo stai facendo tanti trick, ma li stai facendo anche abbastanza complicati. Ora direi che ci fermiamo, perché altrimenti ti faccio arrivare a 50 skill. Ah, e ti rimando dal buon Gunther. Ah, pensavo andavo a casa. Palleggio, faccio rimbalzare, avanzo, poi il ginocchio lo porto in avanti e ripalleggio.
peggio. Ok, bene. Sombrero di... Prendo un'altra. Andiamo avanti perché ora diventa più difficile. Andiamo a vedere una transizione per lanciare la palla in alto. Ben bloccata tra cosce e piede. Sinistro, incrocio sul destro. Alzo la mano, mi ruoto con il sedere verso l'alto. Appena sono su dritto, mamma mia, è una stella skill. Anche qua, anche transizione, non si smentisce. Questo qua è per sorprendere Tatino. Alzo secco e metto la palla sotto qua. Okay. Quasi. Esatto, eccolo lì. Non è finita però. Quindi così. Okay. Benissimo. Mentre t'abbassi, alzi la maglia. Così scorre la palla. Bravissimo. E gli dà il colpo. Prova. Effettivo. Hop e su, su. Prendila. Mamma mia. Ufficiale. Caro Om, seduti su questo prato finalmente. Strizz. Colpettino da sotto. E riprendiamo. Incrocia e colpisci col piede che rimane sotto, che sarà il tuo piede forte. Forte. Eccolo qua. Yeah, ragazzi, mamma mia. Una stella okay. Per tua. Secondo trick, palla bloccata tra i piedi, sì. E la blocchiamo a X. Quindi su. Mamma mia. Mamma mia. Che adesso semplicità. Mamma mia. Vai, continua. Palleggio, palleggio. E appena vedi che la palla sta scendendo, passi con la sinistra, ovvero la tua gamba debole, col piatto, andare a spingere verso l'alto. Ok. Perfetto. E la prendi in mano. Vai, prendila, prendila. Mamma mia. Grandissimo. Let's go. E ce l'abbiamo, finalmente. Questo vale 3 punti. Verticale. Obiettivo della verticale, riuscire ad andare in verticale senza perdere la palla. Carico col piede d'appoggio. Salgo. 1, 2, 3. Adesso però non ditemi che Mastrangelo ha fatto questa cosa. Sì sì, l'ha fatto. Questo non l'ha fatto mai nessuno. Secondo me però hai le carte in regola per farlo. Quindi andiamo, partiamo. Leghi la gamba d'appoggio. Ti spingi bene con la gamba d'appoggio. 1. Mamma mia. Una volta che la blocchi devi partire e rimanere. 1. Chiude scorpione poi. Uno. Aspetta, la faccio! Concentrata, che ce la fai? Vuole provare? Non ci credo, non ci credo! Vuole provarci? Non ci credo! 1, 2, 3! Cenago! Cenago! Bene ragazzi, anche questo super allenamento è finito. State vedendo in questo momento la classifica aggiornata con le skill che ha fatto Omar. Siamo super soddisfatti, Omar, della tua prestazione. Sensazione a caldo di questo allenamento. Bellissimo, non capisco perché non vi abbiate chiamato prima, perché lo voglio rifare. Come ti sei trovato con la palla e le scarpe? Cioè, soprattutto sull'attacco palla-scarpa. Rispetto alla scarpa da calcio, appunto, riesco meglio. Ragazzi, mi raccomando, supportate Omar, supportate anche questo format. Vi ricordiamo che se siete interessati alle nostre scarpe per fare freestyle, i palloni li trovate su www.futuro.shop. Ci vediamo a Milano ai Futuro Costa Camp. Ciao, ciao raga.